A Teramo sono due le classi della scuola media Savini e una della primaria dell'istituto comprensivo Falcone e Borsellino a Villa Bomano che sono state messe in DAD dopo alcuni casi di Covid. Nello specifico, nell'istituto del capoluogo sono stati accertati 3 casi di bambini positivi e questo ha fatto scattare immediatamente il protocollo con lo stop alle lezioni per 2 classi e la relativa quarantena per alunni e docenti, mentre nella frazione di Villa Bomano è stato segnalato un caso di positività emerso da un tampone privato. Anche in questo caso il protocollo è stato subito attivato dalla dirigente, che ha disposto la sospensione delle attività in presenza per la classe interessata dal caso Covid e l'attivazione della didattica a distanza. Si tratta, insomma, di situazioni che sono state gestite perfettamente dai dirigenti scolastici, che hanno applicato puntualmente la circolare ASL del novembre 2020, che va applicata assolutamente da tutti i dirigenti. È una circolare che abbiamo voluto insieme alla ASL come Comitato Ristretto dei Sindaci, perché mette in sicurezza, anticipando la tutela dei nostri ragazzi, le scuole nell'emergenza Covid. Quindi la gestione attualmente è sotto controllo. È chiaro che si tratta di situazioni che vanno puntualmente monitorate. Alla Savini, ad esempio, 2 classi sono, appunto, come dicevamo, sono state interessate, e visto che si è applicato il protocollo previsto, appunto, per i casi di sospetta variante, quindi più rigido, al tracciamento sono state interessate circa 21 docenti. Hanno effettuato già il primo tampone, tutti negativi. Ora si attenderà il secondo tampone il 24. E alla scuola Falcone e Borsellino puntualmente si è attivato il protocollo dell'ASL e quindi è stata messa in quarantena in DAD, meglio, la classe. Dobbiamo assolutamente chiedere che la Regione Abruzzo, anzi lo abbiamo già fatto, modifichi i protocolli, riapprovi i protocolli, perché sono una garanzia assolutamente per la gestione Covid all'interno delle scuole in un momento delicato. Ricordiamo anche che lo screening di massa, che da alcune parti viene invocato, in questi casi specifici non avrebbe avuto alcuna funzione efficace, perché comunque non sarebbero stati, diciamo così, intercettati da un eventuale screening effettuato prima dell'inizio della ripartenza delle attività scolastiche.